di voi erano anche in consiglio. All'indomani delle tumultuose dimissioni del sindaco di Chieti Di Primio, con tanto di motivazioni e strascico di polemiche, parlano i cittadini. Si dicono delusi in genere dalla politica, c'è chi difende l'operato del sindaco e chi invece spera nel cambiamento. A me dispiace molto anche perché lo conosco da quando andavo col tricicletto dentro al ristorante. Io l'ho sempre considerata una brava persona, ma purtroppo nella politica non è con i guanti che si lavora, ma ognuno per conto proprio, sperando di poter ottenere quanto possono avere. Molti non sanno neanche cos'è la politica. Ieri il sindaco Di Primio si è dimesso. Lei cosa ne pensa? Ringraziando il Dio. Perché? Perché guarda, sinceramente, politicamente tutti quanti, o Chieti o dintorni o roba varia, sta politica ha cominciato a fare schifo. Cosa si aspetta dal nuovo sindaco? Speriamo di trovare un altro secondo cucolo, ma è difficile. Forse ha finito di fare danno. Perché dice così? Perché è un sacco di tempo che la gente è stufa di questo sindaco. E perché è uguale, sono tutti uguali. Ma è sfiduciato dalla politica? No, è solo che oggi sta lui, oggi c'è un altro, per me uguale. Cosa dovrebbe fare il sindaco per Chieti? Dovrebbe stare un po' più attento alle esigenze della città, insomma, a quello che serve. Da quello che ho potuto vedere negli ultimi anni non sono state fatte grandi cose per la città, per cui non saprei come valutarlo, se in maniera positiva o negativa. Però io vorrei soltanto che questa città si migliorasse un pochino in più, o lui o qualcun altro, vorremmo qualcosa di meglio. Però anche io, essendo una chietina di nascita, vorrei che questa città sia più valorizzata, quindi sicuramente un sindaco che voglia più bene alla città. Si è dimesso, qualche problema c'è? Io penso che lui abbia fatto del proprio meglio, bisogna vedere quanta liquidità c'era, come ha trovato il comune, perché è facile dire ha sbagliato, ha fatto bene. Ho un disinteresse un po' totale per la politica, perché io non ci credo, cioè l'Italia a me come funziona non piace. Ieri il sindaco Di Primio si è dimesso, che ne pensa? Cosa posso dire? Mi dispiace perché per me è stata una brava persona, l'ho sempre stimato anche nel suo operato, lo conosco anche prima quando era vice sindaco. Non posso dubitare del suo lavoro, ha operato molto bene sulla città di Chieti, tutto qua.